Pomeriggio decisamente caldo quello di ieri per i pendolari della tratta Milano-Tirano, con ritardi fino a 120 minuti a causa di un guasto alla linea elettrificata all'altezza di Varenna. E oggi si contano già 4 cancellazioni con l'attivazione del servizio bus sostitutivo sulla linea che collega il capoluogo valtellinese alla città dell'Adda. Insomma, nemmeno l'estate porta buone nuove per chi viaggia in treno. La situazione peggiore è quella vissuta ieri dai pendolari, che per tornare a casa sono stati in balia degli eventi, tra 6 convogli soppressi per mancanza di personale, 10 treni cancellati per guasti in sole 12 ore. A fare indignare i viaggiatori, oltre ai pesanti disservizi, anche l'assenza di informazioni. Alessandro, tu prendi spesso il treno da Talamona per venire a Sondrio per motivi di studio. Come giudichi il servizio? A volte è ottimale, ma appunto certe volte ci sono appunto dei ritardi. Due volte si può anche sorvolare, magari chiamare i suoi per andare su a Sondrio. Però ad esempio oggi c'è il treno è stato sorpreso delle 12.47 e devo prendere il pullman. Qual è il principale problema? Io credo che sia il binario solo, che ogni volta che un treno ha dei problemi, di conseguenza tutta la linea va in difficoltà. Ho avuto la mia brutta esperienza quest'inverno con la neve, che mi sono fatto 6 ore stazione senza la possibilità di andare a casa. Quella è stata proprio... Deleterio. Deleterio, quello lì sì. Ma guardi, lo prendo pochissime volte, di solito va bene. Quindi è una delle poche fortunate. Sì, sono fortunata, sì sì. Come è andato il viaggio? Abbastanza bene, a parte un ritardo di 10 minuti sul primo treno che ho preso. Vado spesso a Milano da mio figlio. Il suo giudizio rispetto al servizio in generale? Beh, un po' lascia a desiderare, un po' lascia a desiderare. Su quale fronte? Sui ritardi soprattutto. Poi anche su certi treni non c'è tanto pigia e poi anche poca educazione. Una cosa di cui ci si lamenta spesso è che bisogna fare per salire o per scendere dei gradini troppo alti. Per quanto riguarda la sicurezza ci sono magari situazioni preoccupanti? Cerco quando rientro di non essere sola sul vagone alla sera tardi.